Quel razziatore è ancora intorno al velo. Cerca di uscire da lì e noi passeremo a prenderti. Ci proviamo. Non sapevo. Mi piacerebbe sapere cosa faremo con quel razziatore una volta arrivati lì. Forse Eva ha ragione. Più avanti, abbiamo movimento. Sistemati tutti, per ora. Drex, avevi ragione su Kaldros. Si sta muovendo. Già, abbiamo alcune idee a riguardo. Che c'è? Non ora, Drex. Il comandante ha già abbastanza preoccupazioni. Che succede? Un'idea folle di cui potremo parlare più tardi. La festa non è ancora finita. Preoccupati soltanto di uscire da lì. Shepard, sembra che più avanti ci sia un ponte. Cercalo e ti recupereremo lì. Al momento siamo un po' impegnati. Questi tizi! Shepard, stiamo passando sotto il ponte. Scendi qua sotto. Aspetta, Carlos! Rex! Vieni qui! Dobbiamo raggiungere su. Istinto territoriale di Carlos, confermato. Non ci prenderà mai. Continua pure, Shepard. Noi cerchiamo di seminare questo coso e ti raggiungiamo. Divoratore si avvicina. Dimmi qualcosa che non so. Metallo di trasporto ottimo, integratore di ferro per dieta di divoratore. Secondo voi dove siamo finiti? Sono quasi felice di non essere sul trasporto. E il peggio è che Vrex si sta divertendo. Occhi aperti, sono tornati! Ci penso io. Siete ancora vivi? Facciamo il possibile! Come va da voi? Allarmante, ma divertente. Carlos è piuttosto ostinata. Eva, starci vicino! Accelera! Non riesco quasi a sentire il fiato di quella dannata cosa! Shepard, qua giù!
Vai in fretta, Frax! Siamo troppo esposti! Muoversi! Arcanros! Forza, Shepard! Ci siamo! Partite! Che ne è stato di Brad? È possibile che sia sopravvissuto. A ogni modo era una vera scocciatura. Ora andiamo a chiudere i conti. C'è un razziatore che ci aspetta. Spero che qualcuno abbia un piano B. So che abbiamo già sfidato la sorte in passato. Ma raggiungere quella torre... non lo so, Shepard. Cureremo la genofagia a qualsiasi costo. Il futuro della mia gente dipende da questo. Allora spero che l'idea di cui mi parlavi sia valida. A dire il vero, era sua. Kalros, la manderemo contro il razziatore. Potrebbe funzionare? Già discusso strategia. Devo solo distrarre il razziatore, allontanarlo da torre mentre cura viene sintetizzata e rilasciata. Cosa vi fa pensare che verrà? Secondo le leggende, è la madre di tutti i divoratori del pianeta. È tanto la sua casa quanto la nostra. Se Tuchanka possiede una collera, questa è Kalros. Chi l'ha affrontata non è mai sopravvissuto. Abbiamo attraversato il portale di Omega 4 e siamo sopravvissuti. Possiamo farcela. Questo è lo spirito. Come faremo a richiamarla? La torre fu costruita in un'arena dedicata alla gloria di Kalros. I Salarian pensavano che avrebbe tenuto lontani gli intrusi. Sembra che abbia funzionato. Là ci sono due maglie per divoratori, i più grossi mai costruiti. Se li attiverete, Kalros verrà. Dovrebbe distrarre il razziatore. Nel frattempo, laboratorio vicino. Finirò di sintetizzare cura. Cerchiamo di uscirne tutti vivi. Avremo una storia incredibile da raccontare. Aspetta. Voglio che tu sappia che qualunque cosa succederà, sei stata una campionessa per il popolo Krogan, un'amica del clan Urdnot e una sorella per me. Per ogni Krogan nato dopo questo giorno, il nome Shepard sarà sinonimo di eroe. Ora mostriamogliene il motivo. Va, qui ci penso io! Sono Urdnot Rex e questo è il mio pianeta! Ci vediamo dall'altra parte. Non morire, Shepard. Avrò cura pronta. Entriamo, forza! Alzare quei magli per divoratore prima di poterli utilizzare. Siamo piuttosto presi, Brax. Sei fortunata che io sia qui. Ci penso io. Vorrei schiazzare! Continuate a correre!
Restate al riparo! Non so se un riparo farà molta differenza. Merda! Dobbiamo farlo davvero? Non fermiamoci! Comandante, qui è la squadriglia Artimek. Cercheremo di dare a quel razziatore un altro bersaglio a cui sparare. Sapevo che non si sarebbero arresi. Quelli sì che hanno le palle. Andiamo, continuiamo ad avanzare. Sulla nostra sinistra, uno dei magli! Secondo è sulla destra. Mordin, è pronta la cura? Sì, caricata per dispersione in 2 minuti. Procedura traumatica per Eva, ma non letale. Ricerca di Melon preziosa. Sta bene? La stanno portando al sicuro. Sua sopravvivenza fortuna stabilizzerà nuovo governo se Brex avrà qualche idea. Buona coppia, futuro promettente per Krogan. Sala controllo in cima a Torre di Velo. Devo prendere ascensore.
Puoi salire lassù? Sì, richiesto accesso manuale. Devo neutralizzare sabotaggio di SOS. Assicurarmi che cura venga dispersa adeguatamente. Mordin, l'intera struttura sta per crollare. Deve esserci un altro modo. Bypass remoto impossibile. Colpa di contromisure di SOS. Non c'è tempo per regolare cura per variazione temperatura. No, nessuna alternativa. Non farò ritorno. Consiglio di allontanarmi. Esplosione potrebbe essere problematica. Mordin, no! Shepard, ti prego. Devo farlo. Mio progetto, mio lavoro, mia cura, mia responsabilità. Mi sarebbe piaciuto compiere test su conchiglie. Mi dispiace. A me no, dovevo essere io. Qualcun altro avrebbe potuto sbagliare. Bypass classico, sicurezza standard, lavoro eccellente. Sì, sì. La temperatura è ora entro un campo accettabile. Dispersione iniziata. Genofagia curata, Krogan liberi. Un nuovo inizio per tutti noi. Tanto tempo fa, mio padre mi tradì in questo luogo. Il suo stesso figlio cercò di uccidermi. E così fui costretto a ucciderlo. Proprio in quel punto, la genofagia ci aveva ridotto a questo, ad animali. Oggi tu hai cambiato le cose, Shepard. Ora combatteremo per i nostri figli, non contro di loro. Peccato che Mordin sia dovuto morire. Avrebbe sicuramente voluto così, e sono sicura che ovunque sia. Sta già mettendo una buona parola per noi. Chiameremo uno dei bambini come lui, magari una femmina. Ma, comandante, possiamo ringraziare te di persona. Di ai Turian che invierò subito le truppe a Palaven. E quando sarai pronta a cacciare i razziatori dalla Terra, fammelo sapere. I Krogan sono tornati in affari. Addio, comandante. Cosa farai ora? Diffonderò la speranza che ci hai donato. Ora ci sono clan che si radunano nella valle di Kelfic. Parlerò con loro per fare in modo che questo dono non vada sprecato. Grazie per tutto ciò che hai fatto. E sappi che Urdnot Bakara ti considera un'amica. Hai fatto l'impossibile, comandante. Curare la genofagia. Non avrei mai pensato di vederlo con i miei occhi. Brex ha accettato di aiutare i Turian. Dovremmo avere il loro supporto. E immagino che ciò elimini Salarian dall'equazione. Il prezzo del loro sostegno era troppo alto. Beh, mi fiderò del tuo giudizio, comandante. Speriamo di non averne bisogno. Hackett, chiudo. Comandante, Urnot Vrex ha iniziato a inviare truppe a Palaven. Lei ha mantenuto la sua parte dell'accordo e ora io manterrò la mia.
La gerarchia Turian si schiererà con voi contro i razziatori. Sono lieta che possiamo aiutarci a vicenda. Solo così riusciremo a sconfiggere questo i razziatori. Questo è certo. A questo fine, molte navi sono pronte ad aiutare nell'assemblaggio del crucibolo. Garrus le coordinerà. Sì, signore. E quando verrà il momento di utilizzarlo, la nostra intera flotta sosterrà la Terra. Che gli spiriti veglino su di noi. Inizierò subito a organizzare il supporto Turian, Shepard. Devi essere esausta. La morte di Mortin non deve essere stato facile. Riposerò quando sarò morta. Sappiamo entrambi che serve una mente fresca per vincere una guerra. Non c'è posto per gli errori. Dovresti riposare un po'. Mi assicurerò che Joker non si lanci in missioni suicide. Se succede qualcosa, fammelo sapere.